Amici Android Blog, siamo sempre allo stand Nokia in compagnia questa volta del Nokia XL. Proviamo a sbloccare con la funzione doppio tap che adesso era disabilitata. La andiamo a vedere nell'applicazione, nelle impostazioni, se riusciamo a trovarla. Display, come potete vedere c'è l'opzione doppio tap sul display che andiamo a testare subito. Ok, funziona perfettamente e vediamo anche la fermata Fast Lane che Nokia ha chiamato Fast Lane, e ricordiamo la profonda personalizzazione di Android senza riferimenti alla casa di Google come il Play Store. E le differenze principali con gli altri modelli della serie X sono principalmente una fotocamera frontale da 2 megapixel e una camera posteriore con autofocus e flash LED da 5 megapixel. E il terminale d'altronde ha anche una quantità di RAM superiore rispetto ai modelli precedenti. E per quanto riguarda l'interfaccia è esattamente la stessa, spalmata su una diagonale di 5 pollici. Il prezzo è di 109 euro, il prezzo ufficiale è di 109 euro al pubblico. Non vediamo l'ora di provare più approfonditamente tutti questi nuovi terminali della gamma X di Nokia. Da Android Blog, Alessio, un saluto.